Salve cari amici ed eccoci qui ben ritrovati con RST Spazio 7, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorsa. In studio con voi Rosario Moreno. Vi ricordo che RST Spazio 7 è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Domenica 17 giugno, l'Orsica, il borgo delle sete Damascate, rischia l'abbandono. Il sindaco dice sono scappati tutti e il futuro confido negli stranieri. Tutte le strade che vedete le ho fatte costruire per collegare le frazioni più disperse tra i monti e scendere a valle. Ero sicuro che in questo modo i miei concittadini che andavano a cercare lavoro a valle, finendo ad abitare a Chiavari o a Genova, sarebbero tornati qui, non più costretti a percorrere lunghi sentieri a piedi per collegarsi al resto del mondo. Ripercorre il suo primo mandato da sindaco nel lontano 1965, l'attuale primo cittadino di Orsica, Aulo De Ferrari, classe 1941, che a distanza di 50 anni confida amaramente. Quelle strade che dovevano aiutare la gente ad arrivare hanno fatto scappare via tutti. Sindaco del comune di Lorsica in Val Fontanabuona, in provincia di Genova, dal 1965 al 1980 e ora al terzo mandato, De Ferrari va orgoglioso del suo borgo, celebre in tutto il mondo per la produzione artigianale di sete damascate e le numerose cave di Ardesia, ma con la crisi di entrambi i settori rischiamo di trasformarci nel paese delle case vuote, ha detto. Lunedì 18 giugno, intercettazioni. Il procuratore antimafia da Rao dice che chi ascolta non può valutarne la rilevanza. La riforma va rivista. Il rischio con la nuova legge è che una parte significativa delle registrazioni non venga considerata, ha detto appunto il numero uno della DNA, partecipando a Bari alla conferenza stampa sul blitz contro i clan dei Carabinieri del ROS. Un'indagine cominciata nel 2006 che si basa fondamentalmente proprio sulle intercettazioni telefoniche ambientali. Martedì 19 giugno 2018, USA, attivista diffonde audio registrato in un centro immigrazione, la disperazione dei bimbi strappati alla famiglia. Papà, papà, gridavano. Una registrazione audio che sembra catturare le voci strazianti di bambini che invocano in spagnolo i loro genitori in una struttura di immigrazione degli Stati Uniti, alimenta l'indignazione per la politica dell'amministrazione Trump di separare i bambini immigrati dai loro genitori. Papà, papà, si sente dire appunto un bambino nel file audio che è stato diffuso per la prima volta dall'organizzazione di giornalismo investigativo ProPublica e successivamente fornito all'associazione Press. L'attivista per i diritti umani Jennifer Herbury ha detto di aver ricevuto il nastro da un informatore e ha riferito a ProPublica che è stato registrato nell'ultima settimana. Non ha fornito dettaglio su dove esattamente è stato registrato. Mercoledì 20 giugno, fisco scoperto 1.000 grandi evasori, sottratti 2,3 miliardi allo Stato, irregolare il 40% degli appalti. I dati riguardano il periodo compreso dal 1 gennaio 2017 e il 31 maggio 2018, scoperti anche 12.824 evasori totali che hanno evasi 5,8 miliardi di IVA e contestati quasi 23.000 reati fiscali, il 67% dei quali riguardano emissioni di fatture false, dichiarazioni fraudolente e occultamento di documenti contabili. 30.818 sono invece i lavoratori neri impiegati da 6.361 datori di lavoro. Giovedì 21 giugno, Saviano critica Salvini e il ministro mette in dubbio la sua scorta. Ecco chi l'assegna e perché lo scrittore è a rischio. Il ministro dell'Interno attacca lo scrittore e dà seguito agli annunci fatti prima di entrare al Viminale. Mi pare che passi molto tempo all'estero, dice, valuteranno come si spendono i soldi degli italiani. Gli mando un bacione, lo ha detto in diretta televisiva. Replica del PD con Minniti che ricorda il suo successore. Scorte non si danno in TV. Come funziona la concessione della protezione e perché l'autore di Camorra è finito sotto scorta 12 anni fa, insomma. Questo è molto grave, cari amici. Venerdì 22 giugno, Viminale tolta la scorta Antonio Ingroia, il PM Nino Di Matteo è in pericolo, ha detto il magistrato Nino Di Matteo, pesa le parole. La mafia e i potenti che colludono con la mafia non dimenticano. Eppure annuncia in una manifestazione pubblica a Milano, lo Stato ha deciso di togliere la scorta ad Antonio Ingroia.
ora avvocato, già giovane collaboratore di Paolo Borsellino. Ingroia è stato il PM palermitano che ha avviato le indagini sulla trattativa tra Stato e mafia, poi portate a processo da Di Matteo, il quale il 20 aprile 2018 ha ottenuto la condanna in primo grado di uomini delle istituzioni come Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, e di boss di Cosa Nostra come Leo Luca Bagarella e Antonino Cinà, e del mediatore Marcello Dell'Utri. Sabato 23 giugno, stupro di gruppo Pamplona, liberi i 5 condannati del branco, le femministe in Spagna scendono in piazza. Il caso della Manada, i 5 uomini che avevano violentato una 18enne a San Firmino nel 2016, aveva scatenato l'indignazione dell'opinione pubblica quando il tribunale li aveva condannati solo per abusi sessuali e non per stupro. Ora i movimenti femministi tornano in piazza contro il loro rilascio con cauzione di 6.000 euro ciascuno. Termina qui RST Spazio 7, cari amici, la rassegna delle principali notizie che hanno caratterizzato la settimana appena trascorso. In studio con voi Rosario Moreno. Vi ricordo che la RST Spazio 7 è edita da RST Science e Pianeta OGTV. Buon proseguimento con la programmazione. Ben ritrovati ad un nuovo numero di Pianeta OG Report, il nostro settimanale di approfondimento giornalistico. Parleremo di ambiente e società, lo faremo con un noto personaggio, lui è un ambientalista, noto anche a livello nazionale, presidente dell'associazione Acqua, si chiama Renzo Bortolussi, il sottoscritto lo ha raggiunto presso la propria abitazione in località Lenstans, siamo praticamente a pochissimi chilometri dal fiume Tagliamento in Friuli Venezia Giulia. Sentiamo dunque il servizio. Ecco, incontriamo Renzo Bortolussi, noto ambientalista ma anche artista. Adesso, che diavoleria hai creato? Beh, una delle ultime creazioni è proprio quella che vedete fra poco, fake news cleaners, ripulitori di notizie fasulle, false. E di questo purtroppo ce n'è a bizzeffe, sia riguardo a tutti i campi, cominciando ovviamente dalla politica. Ecco, ce n'è bisogno sì di una, come dire, di una rappresentazione di questo tipo. In effetti ci vorrebbe una grossa pulizia. Basteranno quei 4 teggi cristallo? Beh, insomma, è un inizio. Cominciamo a pulire con questi 4 colori che rappresentano l'ambiente, rappresentano le notizie sull'ambiente, le notizie politiche, non a caso i colori rispecchiano quanto è nel panorama politico e ambientale. Infatti nel panorama politico, ecco, questo vale assolutamente, quante ne abbiamo sentite tra destra e sinistra, cioè teoricamente dovremmo avere un paese straperfetto perché li abbiamo visti al potere tutti e due, no? Invece siamo ridotti ai minimi termini, faccio un esempio, dalla sanità, dall'ambiente che è tutto quanto scassato, dai servizi che non funzionano, eccetera. Tanto per dire qualcheduno, perché altrimenti l'elenco potrebbe continuare fino a questa sera. Non c'è neanche proprio più il tempo di fare l'intervista, Renzo. Esatto, è la verità purtroppo. Siamo in questo momento strano perché la colpa è anche dei cittadini, che non si... Ecco, mettiamo adesso i punti sulle i, e su questo ti do carta bianca anche in base alle tue esperienze. Sì, è chiaro che ci vuole qualcuno che li sproni, che li diriga, eccetera. Però purtroppo c'è una forte apatia su queste cose, c'è una forte diffidenza e questa diffidenza ricade proprio sui cittadini.